Alberto Giuliani, vittoria da 3 punti contro San Giustino, una gara non facile come era nelle previsioni della vigilia, forse la squadra ha risentito anche un po' di carichi di lavoro di questa prima settimana libera. Sì, sicuramente sì, però ha risentito anche in maniera positiva secondo me di qualche schema di gioco che stasera si è visto che comincia a funzionare. Ancora non siamo al massimo ovviamente, però abbiamo altre 2 settimane di grande lavoro dove possiamo ancora migliorare certi aspetti. Forse da migliorare anche cercando di evitare qualche calo di concentrazione, come è arrivato alla fine del terzo set. Ma non credo, forse nella parte iniziale siamo partiti un po' più deboli al servizio di come dovevamo essere, però nella parte finale c'è da dire che i battitori di San Giustino, in particolare Creus, hanno trovato 2 battute veramente importanti, una addirittura nell'angolino di posto 5 che insomma è difficile lavorare in cambio palla. E bisogna dare merito anche a questa San Giustino che è una striscia positivissima, stanno giocando secondo me abbastanza bene, si è visto perché come la Juve ha mollato un pochettino si sono subito rifatti sotto. La condizione fisica della squadra anche di alcuni giocatori, abbiamo visto alla fine entrare Parodi per Kovar che aveva un problema al polpaccio. Sì, Parodi così ancora la schiena fa male, quindi non può saltare, non può caricare. Stankovic aveva avuto un attacco influenzale proprio ieri, quindi abbiamo tenuto un pochettino a riposo per quello, però questa cosa non ci preoccupa ovviamente. Forse come dicevi te, qualcuno, compreso Kovar, ha risentito un po' di carichi, però in questo momento ci sta, deve essere così, bisogna vincere lo stesso anche caricando per preparare i playoff. Ultima considerazione sulla Final Four di Champions, ha vinto Kazan che ieri ha battuto Trento, e tratto qualche morale dalla partita ieri di Trento in proiezione futura? No, ho tratto qualche morale per noi, nel senso che già il giorno della semifinale ero molto rammaricato per non esserci noi, perché secondo me potevamo farlo. Di questo ho coinvolto, di questo mio rammarico, i ragazzi che saranno pronti il prossimo anno a starci noi alla fine della Coppa di Campione. È un impegno. È un impegno.